tutti, eccoci qua. Allora, vediamo subito lo scramble. Abbiamo la coppia verde-arancio già fatta, il rosso e il blu qui, l'arancione qua dietro e il verde qua davanti. Direi di inserire il rosso, fare di mettere il blu, così mi resta anche la coppia già fatta. Tiro sull'arancione per metterlo insieme al verde, ma prima di metterlo, il verde e reinserirlo nella croce, tiro fuori la coppia, inserisco il blu, inserisco il verde, abbiamo l'X cross fatta. Qua poi abbiamo la coppia verde rossa che si è già formata, faccio Y, la inserisco, vedo subito la rosso blu, continuo, inserisco la rosso blu e mi si forma anche l'arancio blu. Faccio U e Y primo. E non la inserisco subito perché vedo che sarebbe, che inserendola sarebbe questo LL qua. Quindi semplicemente faccio la cancellation e faccio direttamente l'OLL. Mi resta una U perm. Cubo è fatto. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, sono Filippo, questo è per il Thank You Best One Scramble. Allora, la bianca è veramente terribile, farei sicuramente la gialla, però bisogna fare la bianca, quindi facciamo la bianca. Probabilmente tirerei su questo. Così quando inserisco questo, questo mi viene su. E nel frattempo inserisco questo. E il rosso dietro. Poi mentre lo inserisco, ho notato che si è formata questa coppia. Quindi la inserisco. E qua c'è una. Ce n'è una già fatta di coppia. Probabilmente non l'avrei notata se non stessi risolvendo così lentamente. A pelle andrei su questo. Poi inserirei questo. Cioè, accoppierei questa coppia. E la inserirei. E poi comunque questa coppia mi rimane ancora abbastanza unita. Ciao a tutti, questa qui sarà la mia solver, il Thank You Best One Scramble. Allora, vedo 1, 2, 3, 4 pezzi della croce e una coppia già fatta che non dovrebbe disfarsi. Con il rosso in F e il giallo in U faccio così. F', U, R', F per sistemare i primi due pezzi, poi porto con U' il rosso sopra il suo slot, L2, D. E poi facendo L per completare la croce, si forma una coppia. Questa va nello slot sbagliato, quindi inserendo la coppia dello slot giusto la tirerò fuori e poi potrò inserirla. E poi vedo questo spigolo che è già al suo posto. Quindi con L finisco la croce. Questa è la prima coppia che vado a fare. Intanto vedo l'angolo dello spigolo. Quindi inserisco dietro, tripla sexy move. Questa coppia è nel caso base e inserendola posso tirare fuori questa. Inserisco dietro OLL PLL. Ciao. Uso il metodo ZZ, quindi il primo step sarà orientare gli spigoli e posizionare gli spigoli in DF e DB rispetto alla mia orientazione, che è arancione davanti e bianco sotto. E quindi vedo che gli spigoli sbagliati sono questi tre dietro e questi tre qui davanti. E prima mossa faccio B e da 3 sbagliati dietro mi porto ad averne uno solo e poi posso posizionare i 4 rimanenti sbagliati davanti in questo modo, badando anche a salvare la coppia e qua dietro ho già posizionato uno dei due spigoli che mi servono. Posso risolvere questi 4 con FF'. So che dopo per posizionare lo spigolo bianco-arancione dovrò fare U'F2, quindi posizionando questo spigolo, facendo F, posiziono lo spigolo verde bianco da questa parte e poi facendo primo F2 andrà posizionato in un posto comodo perché poi posso già costruire parte del primo blocco in questo modo.
Poi ho visto che la coppia finale del primo blocco è già in buona posizione, posso accoppiarli, inserirli. E poi devo costruire il blocco a destra. Non ho posizionato lo spigolo bianco-blu sotto, lo posiziono ora assieme a questa coppia, arancione e blu, e per puro colpo di fortuna si accoppia anche l'altra, quindi posso inserirla insieme. Per l'ultimo strato uso CULL, ma in questo caso è praticamente un OLL normale, e poi per l'ultimo Ciao, sono Edoardo e questa è la mia solve. Allora, grazie ad Arduino sono qui, qui, qui e qui. Allora, comincio facendo così, ho inserito i primi due, li sposto e li inserisco gli ultimi due. A questo punto trovo questa coppia fatta qui davanti e la inserisco immediatamente. I prossimi due sono questi due. E li inserisco così. Poi vedo questi due che ho tenuto d'occhio prima e li inserisco così. E infine questi due. In questo modo ho fatto un F2L senza ruotare il cubo. A questo punto OLL PLL skip. Salve a tutti, io sono Alessandro Nicolì e questo è il mio modo per risolvere questo scramble. Piccola premessa, siccome io parto sempre dalla croce blu, allora ho mischiato il cubo tenendo il bianco davanti e il blu sopra, così da avere la faccia blu uguale alla faccia bianca dello scramble eseguito in posizione corretta. Allora, gli spigoli della croce sono qui e qui, e qui si può già vedere una coppia. Un modo che io farei per fare la croce, per diciamo preservare questa coppia, è questo. Allora, sposterei questo spigolo alla mia destra, questo qua sopra, e li inserirei sotto. Dopodiché porto questo di nuovo a sinistra e le due. E poi D, e ho sistemato questi tre spigoli. Adesso questa coppia, adesso prima di inserire l'ultimo spigolo, diciamo salvo questa coppia, quindi giro in questo modo e abbasso. Dopodiché la inserisco qua dietro, nel frattempo diciamo noto questi due pezzi e diciamo è la coppia che farò successivamente. Nel frattempo noto questi. So che lo spigolo non lo muoverò, però devo tenere d'occhio l'angolo. Finito qui. Ora inserisco questi due. Nel frattempo noto che quest'altra coppia si dividerà e si formerà il caso base. Quindi lo inserisco subito dopo. OLL e PLL. Allora, prima di tutto vado a mettere l'arancio e il verde, metto il rosso, allineo, metto giù. Prima coppia che vedo è l'arancio blu, seconda coppia è questa, la verde rosso, faccio la sexy. Adesso, come dovrei girare il cubo, inserisco questa, preferisco. Adesso inserisco la rosso-blu. OLL. PLL. Allora, per questo scramble sulla croce bianca, noto che i pezzi della croce sono effettivamente qua, qua e qua, e poi noto che c'è anche una coppia già formata, quindi cercherò di preservarla. Per questo motivo, invece di tirare giù il pezzo bianco-rosso sfruttandolo per inserire il bianco-verde, così, mossa che distruggerebbe la coppia, faccio in questo modo. Prima lo tiro su, porto giù, inserisco il verde e in questo modo si raddrizza l'arancione, tiro giù, sistemando il rosso la coppia bianco-verde è ancora formata. Quindi faccio D,
e vado a inserirla subito. Mentre la inserisco, noto che si forma questa coppia qua dietro. Quindi per finire la croce, inserisco anche questa. A questo punto noto questa coppia nuovamente molto semplice. Ultimo F12, sti due. Questo è uno LLCP che so, cioè in realtà è un CLL del 2x2, adattato sul 3x3. Quindi ho una UPerm che faccio con M. Fatto, ciao. Ciao a tutti, Max. Allora, non fate caso alle stickers, ma praticamente mi è arrivato questo cubo magnetico e siccome io detesto tipo l'arancione fluo, ho letteralmente spiccicato le stickers da un altro cubo vecchio. Comunque, c'è un X-Cross, è anche molto bella. Molto semplice, inserisco prima il rosso e poi mi occupo dell'X-Cross con questi due. Vedete che è andata molto, molto liscia. Poi vedo questo e questo. So già che inserendoli poi questi due sicuramente andranno vicini. Non so come, sicuramente in maniera disallineata, ma andranno vicini, per cui ci penso poco. E infatti, qui si è creata poi una bella configurazione che risolvo one look, perché lo so in base all'esperienza, quando ce ne sono due qui e due qui. L'OLL, che ho inventato io. È una Z. Ciao. Allora, la croce non è il massimo, però vedo subito i quattro pezzi e questo primo pairo. Quindi farei prima metto il rosso, poi il blu, poi girando, anche se non si dovrebbe, e inserisco questi due. Poi vedo subito questi due pezzi, che inserisco così, inserisco, e poi questi due. Inserisco e vedo subito questi due, che sarà il prossimo pairo. Giro e poi questi due, li metto così, inserisco e poi mi preparo subito ad inserire questo qui, che lo inserisco così. Poi qui faccio l'OLL e infine la perma.